Allora, ci troviamo all'interno dell'ex polveriera di Lucinico, alle falde del Monte Calvario. Su questi pezzi di terra dove adesso c'è la polveriera è morto Zlatan, per esempio. Tanto per dire, siamo in un posto dove ci sono stati circa 40.000 morti ed era un deposito munizioni. Il corpo di guardia era formato da circa 40 persone che mangiavano e dormivano qua dentro, alternandosi a turni di guardia 2 ore e 4 di riposo, 2 di guardia e 4 di riposo per tutto l'arco dell'anno. È stata ceduta dal Demanio nel 2003 assieme ad altre strutture dismesse. E noi ne siamo diventati proprietari e da allora abbiamo cercato di poterla riutilizzare in vario modo. Attualmente è utilizzata da un'associazione di tiro con l'arco, che fa un tipo di tiro particolare, un tipo dinamico, tipo caccia, ovviamente su sagome di animali di plastica. Abbiamo approvato una delibera in giunta comunale per assegnare questi spazi all'associazionismo sportivo dilettantistico. Ovviamente ci sono numerose proposte, le offerte che noi valuteremo sono quelle che implicano una serie di investimenti da parte delle associazioni. Come amministrazioni comunali noi dobbiamo mantenere un certo standard di sicurezza, di gestione e quant'altro. E proprio questa gara che faremo prossimamente per regolarizzare definitivamente, anche alla luce delle normative contabili e finanziarie che sono uscite negli ultimi anni, faremo appunto una gara e ci sono già diverse realtà interessate e dopodiché assegneremo l'area con dei criteri più moderni. Noi abbiamo avuto dal comune la concessione per l'utilizzo di questo posto ai primi di luglio del 2010. Il posto ideale perché il terreno è molto impervio, è molto in salita, è molto alberato e possiamo fare dei tiri che a livello tecnico possiamo dire i più difficili che si possono trovare in giro in Italia. Abbiamo dei tiri con pendenze anche di 70-80 gradi in basso o 70-80 gradi in alto. Attualmente il campo è fatto con 28 piazzole di tiro dove ci sono circa una sessantina di animali. Abbiamo orsi, cervi, cinghiali, un po' di tutto. Dopo 4 anni avremo fatto già una trentina di gare, una trentina di gare a cui partecipano, visto che è l'unico campo fisso del Triveneto, partecipa tutto il Triveneto, vengono dall'Emilia, vengono dalla Lombardia e soprattutto vengono dalla Slovenia. Là siamo quasi 80, di cui una quindicina di ragazzi. Ieri è uscita una ragazzina di 9 anni, fa conto. Noi le frecce ce le facciamo da soli, ce le prepariamo da soli, insegniamo ai ragazzini come si mette a punto un arco, come si mette a punto una freccia, come va fatto il tutto. Perché la tecnica di tiro con l'arco istintivo non è scritta da nessuno, perché è istintiva. Dobbiamo tirare fuori da ognuno di noi, dobbiamo tirare fuori il nostro istinto affinché quella freccia vada a colpire quel punto. Gorizia era di fatto il confine con l'est, con il nemico, quella volta si chiamava il nemico dal punto di vista militare. Nemico rosso e Gorizia era di fatto tutto un presidio militare. Questa ex polveriera ne è sicuramente un ottimo esempio perché è una polveriera dal punto di vista così tattico, aveva un certo significato. È durata pochi decenni, ha svolto un'attività importante, ma di fatto, come tante altre realtà, poi alla fine è stata abbandonata. Gorizia ha molte caserme, negli anni 70-80 c'erano quasi 10.000 presenze militari, quindi militari che lavoravano in ogni settore dal punto di vista sempre militare. E noi siamo attorniati da queste strutture. La guerra fredda ha segnato anche il carattere delle persone, dei cittadini. Fortunatamente gli anni sono passati e quindi tutto quanto si vede con occhi diversi.
molto spesso c'è l'amarezza nel noi come amministratori nel non poter gestire direttamente delle strutture magari anche interessanti in centro città che stanno crollando, hanno problemi ambientali tipo l'amianto piuttosto che altre cose. E la difficoltà è che le amministrazioni militari che stanno abbandonando il territorio molto spesso non riescono, proprio perché c'è una gestione centralizzata, a dare risposte alle amministrazioni. In questo caso questa cessione, queste cessioni, e ben vengano altre cessioni, ci permettono a noi amministratori di intervenire e di recuperare queste realtà, che molto spesso hanno anche un valore storico oltre che ambientale.